Il presidentone, c'è il presidente! Guardalo! Bentornati a tutti voi, io sono Anthony Epelza e benvenuti sul mio canale. Come potete notare, oggi Jody non sta sopra, non sta sotto, ma sta qui. Jodel, cos'è successo? Ragazzi, oggi sono il più forte rapper in Italia. Sei un po' Danny Fire. Sì, sono un po' Danny Fire, vedi? Ciao, Jodel! E allora? E allora? Come stai? Sei carico? Carichissimo! Siamo qui oggi per commentare una nuova puntata del Il Collegio 4. Il collagio. Collagio. Il collagio. Non vedevamo l'ora di dire il collagio. Per questo stupenderrimo video, Jodel, sai che ti dico? Arriviamo a 100.000 likes in un giorno. E se facciamo 100.000 likes in un giorno, Jodel, ci tagliamo una ciocca di capelli nel prossimo video. Una ciocca. Tipo... come per i ragazzi del collagio. Così entriamo un po' nel mood. Nel mood del collagio. Va bene. Quest'anno il collagio? Il collagio, sì. Il collagio? Il collagio, quella è diventata una... Va bene. Il collagio. Mi piace il collagio. Per chi non lo sapesse, il collagio non è una colla che si sente a proprio agio, ma... ma dei ragazzini presi un po' da tutta l'Italia e buttati in questo collegio del 1982, quindi ambientato nell'anno in cui l'Italia ha vinto i mondiali. Ah. Nell'anno dei capelli pomposi. Ah. Nell'anno del Pelatoni, perché anche lui è il preside. Oddio, c'è il preside, sì, c'è il Pelatone. Presidentone. Era finito il toner. Era finito il toner, il infatti. Presidentone. Metà giallo, metà rosso e metà una malattia rara. Che schifo. State buoni. Ah, che marcio che sei, proprio marcione. Bene, Jodel, allora sai che ti dico? Cosa? Let's go to the collagio. Una nuova avventura sta per iniziare. I ragazzi si stanno preparando, Jodel, per entrare al collagio. I ragazzi giungono al collagio. C'è Magalli quest'anno? No, no, è morto. È morto. Non è vero! Ma dove vieni? Ma perché sono facciati così? Ma non lo so, okay. Si userà pari a fare così. Dovranno abbandonare il loro mondo fatto di social network? 100% presi bene! Ma cos'hai, 12 anni? Per vivere un'avventura indimenticabile in un collegio del 1982. Collagio! Un collagio! Il collagione! Il collagio. Oddio, ma questa che è hippie? Maggie Gioia! Maggie e Bianca! Maggie e Bianca, vero? Mi chiamo Maggie, ho 14 anni, questa è la mia famiglia e la mia priorità nella vita è lo studio. Il padre ha i capelli viola! Il padre ha i capelli viola! Ma perché? Io ero esattamente l'opposto. Chissà da chi ha preso. Non si sa. Ma non da me. Se siete due ignoranti, farei il test del DNA. No. Io. Beh, ho spaccato molte cose. Spaccato tutte cose. Sei tra le più carine. L'autore fa allora: scegli quelle più carine e portala qui. Sei tra le più carine. Oh, grazie. Sto super gasata, non vedo l'ora di entrare. Il padre era concentratissimo così. Guarda la camera, ecco, sono in TV, vado. Sì, che bello, sono diventato famoso. Il padre, l'hanno preso. Talmente emozionato. Ma andiamo a vedere chi è Claudia Dorelfi. Sono Claudia, ho 14 anni e vivo a Roma con la mia famiglia. La madre, dove guarda? La madre, la telecamera è qua, signora. Quando sblocco non mi ferma nessuno. Ma chi mi sta sul c***o? Io mi ammazzo di botte. Stanno, mi sembra ragionevole come situazione. Lei subito reagisce. E basta, Leo! Perché c'è una parrucca dietro di lei? Cos'è quella cosa? Di andare nel collegio per fare casino e per pia per il c***o, prof. Sarà quella che darà più figo da torcere ai professori, soprattutto al presidentone. Cosa ne pensa lei? Sì, questa qui poi è una sardona. No, no. No, sta
stanno i banchi. Wow, fra il test. Ci stanno i banchi. Pensa a te. In una scuola. Già nell'82 avevano inventato i banchi. Pazzesco. Accaparrarsi il posto strategico. La Pedolecchio! La Pedolecchiona cosa ha fatto? Signora Pedolecchio ha inserito le dita nella corrente! No. Sembra Medusa, sembra! Anigiolo! Il corpo docente è pronto a mettere sotto esame i ragazzi. Perché sta per arrivare una figura molto importante del collagio! Signori, il preside del collegio. Presidentone, c'è il preside? Oddio. Uomo di merda! No! No, Tony, non mica non c'ero. Guardalo da qua, lo vedo che è una merda. Guardalo! È una merda, lo vedi? Oggi sei il preside. Cosa cazzo? Oh, ma si può. Che c'è, bro? Ma ce la fai? Cosa? A parte che hai anche sbagliato. Io come le spiego le c***o? C'è la five, tra l'altro, volevo dirlo. Preside, si segga. C'è anche da... Sono molto nei comportamenti, comunque. Cosa vogliamo dire a questo Tony? Non lo so, Dani, vuole commentare con noi il programma? Guarda un pochino. Sono in fondo, cosa ti sembra? Una? Una c***a con gli occhiali. No! Ecco chi ha dipinto la Cappella Sistina, l'uomo di merda! No! Quanto c***o hai bevuto? La cirrosi epatica c'hai! Dia Dani? Vediamo. No, ce l'ho. Ah, bello, la sedia invisibile. Hai fatto il collegio? Potevi evitare. Bellissimo. Le insidie sono tante. Parla un po' come un prete, no? Spaventa il mondo. Che cazzo è successo? Ah, perché ha girato la chiave allora? La droga. La droga. No, la droga! La droga no. Fa male. Ma agli altri. Non mi frega. Favore. Che è sta roba? Abbiamo bisogno di stare al passo. La do a te. Ma veramente? Bro, succedono anche queste cose al collegio. Cioè, si fanno anche scambi culturali di certo spessore. Ma seri? Quanti anni ha la tua? 14. 15. Questo se facevamo prima. Poi prendo le e non sanno fare niente. Mi sto c***o addosso. Silenzio, per favore. Mi sto c***o addosso. Sì. Dica. Ho scritto le mie generalità a sinistra. Ma anch'io. Ma lui non recita. No. Esprime così la sua sì, è fatto così. Ma andiamo a vedere chi è Mario Tricca. Sono Mario, ho 15 anni. Se penso al futuro provo un senso di ansia che mi mette a disagio. E penso al futuro? Ma veramente esiste questo? Sì. Con la famiglia dietro di lui. Sì. Immobile. Sì. Cioè, sì. Tutti così. E non solo, perché il nostro Mario ha anche la passione per gli uccelli. Ho perso questa. Il mio passerotto addomesticato a terra. Bene. Mario, se avrai bisogno di qualcosa, vieni da papà, poi ti... sveglio. Adesso magari crolla il soffitto. Lui è così, capito? Ha paura di tutto. Paura di tutto, però. Domanda numero uno. Ce l'ho, chi è lui? Chi è? Che è l'attore che ha fatto Borat. Ah, Sasha Baron Cohen. Sasha Baron Cohen, è vero. Volevo mettere come Sasha, mi sento onorato. Dai, Sasha Grey. Sasha Baron Cohen. Sasha Baron Cohen, vai. Chi ha dipinto la Gioconda? John Travolta? Non è vero. No. Giotto l'ha fatto giù. Ah, Giotto! No, sono John Travolta. No. Giotto. Raga, com'è? Passato remoto, il verbo cuocere. Io cuocetti. Il tempo scorre veloce e il fine giustifica i mezzi. E il fine giustifica i mezzi. Adesso passo a raccogliere le vostre prove. Io ho risposto tutte le domande. Sara Piccione. Poi si commenta da sola. Cammina e fa così. I professori vanno a correggere i compiti mentre i ragazzi finalmente possono confrontarsi. Ah, la piazza c'ha. Cominciamo. Quello è famoso. Dani, fa le piazze. Vediamo gli ammessi e non ammessi. Speriamo. Io lo spero con tutto il cuore. Spero che non passi.
Sono Alex, ho 15 anni e nella vita avrò successo. Ebbene ragazzi, nella vita avrà successo Djordjevic. Djordjevic non ha messo. Perfetto. Nella vita avrò successo. Disperato ragazzi. Niente. Un sogno finito. Fatto bene. Gli ammessi ora possono alzarsi, gli altri rimangono qua. Gli altri rimangono qua perché vinco. Esatto, spacco di botte. Ma quando si è adolescenti fa davvero male. Non farò più fallo. Non potrò più sponsorizzare cose. Non avrò lo swipe up. Sono finiti pure i centri commerciali. No. Fatta, è un campione. No. Ma mentre gli ammessi salutano i genitori e festeggiano, che fine faranno i non ammessi? Ho deciso di darvi una seconda possibilità. Ah, hai capito il presidentone? Non sono ammessi i telefoni cellulari. Cellulari. Le sembra che in questo momento la cosa più importante sia il suo deodorante? Certo, non voglio puzzare come una capra. Non voglio puzzare come una capra. Mi dovranno consegnare gli oggetti proibiti. E tu pensi che non ti sgama qua? Cazzo, lo so come la masticare. Quello si è portato 50 deodoranti. Cosa cazzo deve fare? Deve vendere? La produzione ha comunque coperto le marche. Quindi diciamo che è una cosa non costruita questo prodotto. No. Spontanea. Tutto vero. Cellulare. Il telefono. Lei di dov'è, signorina? Del telefono finto. No, dai. Beh, dai, un po' via per il culo. Consiglierei di sciacquare i panni in Arno. Famosa citazione di Manzoni quando scrisse... Perfetto! La famosa opera! Cultura anche questo canale. Ma non era sul ramo del lago di Como? Sì, ma il sciacquamento dei panni dell'Arno è quando ha riscritto il video. Lei si chiama, signor? Musella. Eccolo! Allora, Dani, devi sapere che in questa edizione del Collegio 4 c'è un rapper, almeno così lui dice e si fa chiamare, così si titola. Te lo presentiamo, Gianni Musella. Al tavolo del privé, parli tanto di lui, ma non sai manco chi è. Dai, non è vado qua. No, in realtà non è ancora arrivato. Dani! Non mi importa più di tanto se non piaccio alla gente, tanto faccio quello che mi passa per la mente. Aspetta. No, aspetta. Poi io dico bella broschi. Il giorno dopo tutti iniziano a dire bella broschi. Io l'ho inventato. Lui ha inventato bella broschi. Oddio. Sono un ragazzo che se ti deve dire una cosa in faccia te la dice, senza temere nessun reagimento. Reagimento is the new reazione. Secondo me è meno doloroso un calcio nei co. Penso anch'io. Il Collegio 4 inizia molto bene. Bella raga. Ciao, grazie zio. Jody. Tony. Bella bro. Bravo zio. Grazie. Ho dato comunque così, volevo dargli 5. Ok. Tony sembra Homer Simpson. Ma andiamo a vedere la backstory di Chupilan. Ragazze, tanta roba. Il rispetto delle regole del collegio. Voi siete al mare, signorine? No. Siete al mare, stronzo. No! Gli animali non si adattano. Per esempio, se un pinguino viene in Africa, muore. Tutti i giorni una gazzella si sveglia nell'Africa. E sa che deve correre più del leone. Per arrivare fino in Alaska. Se non vuole arrivare in Alaska. Già mangiata. Già svenuta. Ma mentre c'è del corteggiamento e provoling da tutte le parti, passiamo alla scena del taglio dei capelli. Il taglio dei capelli? Haircut, yeah, haircut. Ma verrà fatto veramente? Sì, no? Verrà fatto, sì. Si dispereranno? Non lo so, forse piangeranno. Adoro. Beh, però prima Tony si mangia, perché non ci si taglia i capelli a stomaco pieno? Beh, lo saprà anche. Vuoto, sbagliato. Okay. Cervella bollite. Strizzando l'occhio alla tradizione. Ma cervella di cosa, Jobs? Stai sboccando? No, Jody! Che schifo. Sto sboccando male. Ma davvero? Sì, zio. Dio, ma cervello. Vabbè, adesso hai visto quella però. La sorveglianza ti fa questo effetto. No.
E dopo le lezioni del prof magia e ripetentoni si va a dormire. Più o meno. Più o meno. Perché i ragazzi fanno i birichini di notte. Attimo, nascono le prime simpatie. E guardalo, il pazzi, eh. Il sole splende alto sul collegio. Pronte? Lavarsi. Via! Che è arrivato il momento di adeguare le capigliature al 1982. Sì, ciao. È arrivato il momento del taglio dei capiddi. Belli capelli. Belli questi belli, capelli. Belli. Devo tagliarmeli io? No. No, Jody, tranquillo, non succederà mai questa cosa. Mai, Jody. Mai. Sono corti come i nostri, come i suoi. No! Ma che è sta cosa? Mandatemene tutti a f***o! No! Basta! Ma che è sta cosa? Ma... Andatevene tutti a f***o! No, ma non è neanche censurato! No! Io me ne vado, chiamo il preside! Andiamo dal preside? Andiamo dal preside! Vieni, vieni! Andiamo con il prossimo, signor Cardamone. Prego, si accomodi. No, la prego. No, non è che la prego. Non fate scenate, tanto lo sapete che dovete farlo, fatelo. Ma che capelli ha questo poi? Questo è un bene che te li tagli. L'onda c'ha. Belli capelli. No. Dai, Madonna, che sarà mai? Mamma mia, un taglio di capelli. Jodel, che sarà mai? Prego, Jodel, si accomodi. Passiamo col primo taglio, eccoci qua, e voilà, eccoci qua con il nuovo taglio di capelli, le piace? Jodelle adesso non si lamenta come fa il signor Cardamone, non si mette a piangere, le va bene? Ah, adesso piange Jodelle. That's life, questa è la vita ragazzi. No, dimmi no. Quanto vuoi che la tenga la forbice qui? Eh? No. Siamo una settimana così? No, ti faccio piangere, Ti piace, No. Solo di... Ecco i tuoi capelli, Jody. No. Adesso basta giocare, ragazzi. Passiamo alle lezioni. I miei capelli. Oh, ahia. Passiamo alle lezioni. Allora, questo c***o è buttato via. Dato che è la prima lezione, mi presento a voi ufficialmente. Io sono il prof Maggi. Io se le ripasso le so le cose. Però così a freddo. Alfredo. Il participio passato del verbo porgere. Io ho porrato. Ma come? Io ho porrato adesso. Che schifo, io ho porrato. Io scorro. Participio passato del verbo porgere è porto. Porco. Malessere e benessere. Nel corso della mia vita, fino ad ora, ho incontrato entrambi gli stati d'animo. Con cosa confinano gli stati d'animo? Beh, innanzitutto rispondete anche voi nei commenti, ma secondo me gli stati d'animo confinano soprattutto tutti con l'amore. Andiamo. Ma c'è una cosa che mi accompagna continuamente in un istante, l'ansia. Oh, devo dire delle cose anch'io, tutte quelle volte che mi sono svegliato per dei dolori alle parti basse, delle volte che Rednos mi ha preso a calci, perché con la colpa sua sono venuti le morti. No, firmato l'amo il presidentone. Morroidone. Ho l'ansia che mi caschi in testa la testa. Beh, mi è cascata in testa la testa, guardi cos'ha. Non è la sua. E piangono tutti! Tutti piangono! Si piange sempre! A un certo punto del collegio bisogna piangere. Posso dirlo? Dillo. Ognuno piange come può piangere. No! Sì, anche quest'anno ho fatto il mio lavoro. Sì, puoi andare. Ciao, ciao. E adesso vi faccio piangere io. No. C'è nuga da... Vanno avanti! Siamo giunti così all'ora di matematica. Matematica? Ma vuol dire solo una cosa questo. Petolicchio! Vado a posto! Vado a posto! Dietro la lavagna.
Cardamone? Sei un marcione! Se ne vada. Basta così, ma veramente rompe in una maniera assurda. Questa frase non avrà mai sentita nessuno, immagino, no? 50 cameraman, non la viene chiamato dal preside. Ta ta ta, signor Cardamone, lei cosa ha detto della Petolicchio? Non ha detto niente. Ah sì? Secondo me ha detto qualcosa. Bene, vada nell'aula di là, sarà espulso. Cardamone, ho sputato pure l'anima. Andiamo, stai tranquillo. Sono tranquillo. Vai. Brondin! Chi parla? Ecco che iniziano a fischiare. E basta. E basta ora. E Fiore di Mermio plug? Vicino al preside. Il plug con il mio preside. Le scarpe in mano e non ai piedi vuol dire che non le servono. No, ha preso le scarpe! No. Ecco il cielo! Il cielo! Le cose, il preside! Sta arrivando! Dammi le scarpe! Ma la strada può essere impervia senza scarpe. Sta andando al presidentone, eh? Figurati! Presidentone! Ecco, sentiamo, sentiamo. Zio. Signorina Dorelfi? Queste sono delle scarpe? Esatto! Che bella puzza di piedi che c'è qua, eh? Mi è stato detto, signorina Dorelfi, che lei non sopporta le scarpe. E allora mi carico, perché sono un pelato anch'io e quindi sono autorizzato ad essere una rana di merda, ok? E a uccidere verbalmente una poverina, perché di questo si tratta, sei una poverina c***o che non vuole stare con le scarpe perché gli puzzano i piedi. Cosa dovrei dire io che mi farò dire 6 mesi in Thailandia? Ma cosa ha detto? Prima dell'edita. Prima dell'edita. Ho capito. È un problema serio. Ma è sempre più pelato, raga. Sempre più lucido. No, guarda, è sempre più lucido. Ma dove guarda? Cosa c***o vuoi che cambi? No, cioè, no, sei pelato, rimani pelato. Pelato è, pelato è zero, non puoi andare meno di zero. No. Cosa, cosa vedi? Il cranio? Esatto. No. Signor Presidente, se lei sta guardando questo video... E vogliamo video, bene! È tutta ironia. Tutta ironia. Tutta ironia. Spieghi perché il preside è col busto di lato, ma guarda così. Esatto! Alla testa storta. Sai dove è in questo momento il preside? A Busto Arsizio. Guardate il preside del collegio, ragazzi! Primo Levi, proprio lui. Una faccia dietro la faccia, guarda! È Voldemort il presidentone. Oddio, ragazzi. Signorina, ho pensato per lei mentre io mi tengo queste. Il pancio dovrà imparare a memoria. Lei entra domani mattina, se la studia a memoria. Mamma! E dopo che il nostro DJ mette le mani, screccia sulle cosce, le cosce della nostra amica Dorelfi, andiamo avanti a vedere cosa succede nel collage. Let's go to the collage. Perché siete usciti tutti? Ecco, chi mi ama mi segua. No, c'è scritto chi mi ama si segue. Siete delle pecore. Non è facile. Andiamo in classe che iniziamo a fare lezioni. Andiamo in classe. Hai visto? Sì. Tony. Non so se cos'è questo? È il mio pollice. Bellissimo. Ma vediamo la famiglia di Roberta Zacchero. Sono Roberta, ho 16 anni, i miei ci provano a tenermi a bada, ma io sono il capo di me stessa. No. Cosa c'è? Non è la madre, no. Non è il padre. Ah, è l'altro, sarà un amico, no? No, sarà una m***a. No. Guardalo! Che bella la vita degli altri. Buongiorno. 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 Buongiorno un c***o! E ci si aiuta. Questo? Quanto gli il foglio c'è la m***a. No, no. Disegnare il profilo dell'Italia. Cioè la Puglia sembra un pisello mosso, guarda bene. La Puglia sembra un pisello mosso. No, 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 bro, bro, bro. No, 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 no. Sappiamo com'è fatto. Che l'ora di educazione fisica non deve essere intesa come un momento di svago. Il professore di educazione fisica che è il commissario Montalbano. Che fine ha fatto, guardate, il Cipani? No. Che fine ha fatto il Cipani? Dov'è il Cipani? Dati il Cipani. Zingaretti hanno messo. Vai, su, spinga. Ma cosa accade di notte nel collagio? I ragazzi verranno ancora inseguiti dai cameraman. Oddio, sì, sono un cameraman. La forza della luce. I cameraman dietro di loro. Sì, vai. Sì, prendete i banchi, forza. Vai, vai, vai. Dai, dai, ci siamo. Prendi, okay, i banchi, vai. Forza più indietro, perfetto. C'è uno scherzo. C'è uno scherzo.
I collegiali questa volta l'hanno combinata grossa. Ma ora tutti attenti, perché inizia la lezione. Il professor Callahan di inglese! I am Mr. Callahan, I am your English instructor. Oh, io questo anno mi sono molto divertito. Questo anno? Ho cambiato capelli, sono diventati grigi, ho fatto il baffo, perché a me la vita mi fa un baffo. Zucchero, sugar. Your sugar. Ti piace sugar? Invece solo lo zucchero, c***o. Ti piace sugar? No, è zucchero. Voi siete all'età della pietra. E dopo un'interessantissima lezione del prof Callahan, guardate Giulio Maggio qua. Sì, esatto. Cosa succederà mai? Ok, andiamo a casa. Salutiamo Benedetta Gea! Ciao! Ciao! A casa. E come sarà finita, Jodel? Hai ritirato le giacche? Non lo so, quando lo scopriamo però. La prossima puntata. Pezzi di merda. No! Questa prima puntata del collagione 4 finisce qui. 100.000 likes in un giorno, ci tagliamo un ciuffo di capelli nel prossimo video. E mi raccomando, attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui video che escono e sulle live. Seguiteci sui nostri social. Sì. Abbiamo qua i social, eccoli qua tutti e tre. Instagram qua sopra. Facciamo veloce, abbiamo poco di registrazione. Cadute cose. Vi lasciamo anche il Twitch e Pens TV, eccolo qua. Se siete arrivati fino a qua, commentate con Misallo Catolo. Misallo Catolo, ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao, ciao! Collaggio. Io sono mezzo pelato.